La Raggi, scusate, forse pensa più al suo spettacolo che a questa manifestazione finale. I reporter più accreditati l'hanno assicurato. La verità è un'altra. E io non sono ancora autorizzato a svelarla nell'immediata. È così sputtanare le malignità e le ingiurie di certa stampa e delle televisioni. Abbiate pazienza, 2 giorni, vi chiedo soltanto 2 giorni e vedrete i giornalisti, i dirigenti politici, i capi popolo costretti ad ingoiarsi un rospo di menzogne grande come un melone. Loro, i ragazzi nostri, sono abituati. Via con lo spettacolo. Questo è un contrasto, cioè un dialogo serrato, semitragico, fra 2 personaggi, uno fuggente e l'altro inseguitore. Via! Matteo, aspetta, ma è proprio di te che cercavo. Ma che fai, mi sfuggi? Ma Scantoni, di fronte ad uno dei tuoi più fedeli collaboratori, andiamo. Beh, che c'è? Ah, ti devo chiedere una cosa, Matteo, che mi ha sconvolto. Ascoltami, Presidente, è vero che hai deciso o la Paola spacca? Sì, è vero. L'ho dichiarato in televisione, prima rete, orario di massimo ascolto. E ha anche dichiarato che se non vincerai il referendum, darai le dimissioni da Presidente del Consiglio e ti ritirerai dalla politica. Sì, l'ho detto. Ma scusa, cade il governo e tu non ci sei? Latitante di poli? Pensa che disastro, con una massa di persone sbattute via come pupazzi dalla Camera e dal Senato. Ebbene, allora? C'è forse una legge che dice che il Presidente del Consiglio è costretto, vita natural durante, a prestare servizio per il bene dei suoi eletti? Intendo eletti da lui. Io ne ho piene le scatole di questi giochi a base di successo. Non ci sta, a meno che non mi si offra posto da sottosegretario e anche in tutti gli altri uomini ricatti, basta! Ah, scusa Matteo, ma in questo caso sei tu che gli poni un ricatto, urlando muoio Sansone con tutti i filistei, e voi andate a fanculo tutti quanti, piagioni a cartoni per i denti. Ma tu così distruggi anche quelli che ti hanno portato al potere? Sì, è vero. Io li incastro tutti in massa. I bancari, i banchieri, i faccendieri, i dirigenti delle imprese che fino adesso io ho sorretto come un facchino. È finita la pacchia! Se non fate di tutto perché il mio referendum sia vittorioso, anzi un trionfo, a costo di tirare in mezzo anche i partigiani, per voi sarà proprio l'apocalisse. Mi dispiace cari italioti, ma si chiude tutti a casa a grattarvi le pulci e a sbattervi per campare. Finalmente io esco di scena e voi all'istante vi prenderete tutti scaraventati per la strada, una massa di barboni pezzenti. Ma come? Chiami pezzenti e barboni? Noi, dopo anni di servizio indefesso, di obbedienza assoluta, al punto che bastava un tuo gesto per vederci tutte in fila come mammossi in una sfilata di carnevale. Ah! Sì, via anche i mammossi! Tutti rottamati! Ah, non ne posso più. Non ne posso più di trainare i postulanti da salvare per un voto. Io voglio vivermi. Vivermi la mia vita. È una follia, Matteo. Sì. Tu non puoi
non puoi capire che cosa sia per me non avere più da mortificarmi pur di salvare il trono e il potere. Ma credi che sia un ballo di fine d'anno doversi incontrare nottetempo con uno come Berlusconi al Nazareno a trattare il segreto come due ladri, con lui che di colpo scoppiò a singhiozzare. Si arriva alle lacrime adesso? Basta, dai, non piangere più, Silvio. D'accordo, ti tiro fuori io dalle rogne del processo, ma tu e i tuoi del clan dovrete votare per tutte le nostre istanze senza fiatare. D'accordo con te, accetto. D'altronde non ho altra soluzione se voglio rimanere in pista ancora per un po'. Ci sarai, ci sarai. Vatti a riposare, vecchietto. E poi, scusami. Sì. È a te che parlo. Dici niente. Andare a leccare i piedi a tutti i potenti dell'industria italiana, uno ad uno, a cominciare da Marchionne, perché ti reggano il culo. E poi si prosegue con i banchieri. Picchino! Vuoi che ti lecchi un piede? Sono bravissimo, sai. C'è gente che viene dall'estero per farsi baciare la luce da me. Ma ti assicuro che l'umiliazione che non sopporto più è quella di dover scoprire ogni giorno che qualcuno dei miei tirapiedi più efficienti, che io ho scelto personalmente, si fa beccare con le mani del sacco. E a me tocca inventarmi soluzioni impossibili, compreso delle nuove leggi, per tirarli fuori dal pantano, sti coglioni. Ma rubate con classe, per Dio! Abbiate il senso della misura! Ma vi rendete conto che ormai non c'è giornale al mondo che non sghignazzi su di noi e sul nostro partito di truffaldatori e compari della camorra? Beh, che c'è? È una vergogna? Oh, non scherziamo, questa è la politica, per Dio. Sì, Matteo, d'accordo. Ma non mi pare civile ricorrere a ricatti così pesanti pur di vincere questo referendum ad ogni costo. E chi se ne frega? Il piatto piange e allora buttiamolo dalla finestra. E poi voi, vuoi la dimostrazione che il mio gioco del tutti a casa funziona che è una meraviglia? Guarda questo giornale, è un giornale dell'opposizione. È il Fatto Quotidiano. E che cosa dice? Eccolo, un gruppo di imprenditori marchigiani fonda un comitato del sì, invitando la Confindustria ad associarsi. D'altra parte, è stabilito, se il referendum non passa, cade il governo. Io mi ritrovo col culo per terra e voi siete tutti fuori dal gioco. Tutti! Ma che fai? Amico mio, ma sei impallidito. E anche tu. Tranquilli, non può succedere. Sarebbe un caso da uno su mille. Non può succedere! Eh sì, che può succedere? Chi parla? Da dove viene? Ah, sono io. Sono io che parlo con voi, qui, seduti davanti a me. Può accadere. Forza! Andiamo giù questo catapalto! Una bella spallata! Pam, pam, pam! Patata, patata, vede, patata! Sbia, patata, tac, tac, blu!
Roma. Che colpo sarà? Sarà un colpo da giganti.